Sui testi di elettronica troviamo definizioni di questo tipo a proposito delle reti cosiddette sequenziali. Ma cerchiamo di capire un pochettino meglio di che cosa si tratta. Sostanzialmente possiamo fare un discorso di questo tipo, cioè pensare che se identifichiamo con un blocco un dispositivo con una certa funzione F tra l'ingresso e l'uscita, questo sistema, questo dispositivo si dice combinatorio se per ogni valore di ingresso abbiamo un valore di uscita e basta il solo valore di ingresso per determinare l'unico valore di uscita. Se invece in questo sistema intervengono altre grandezze, altre condizioni, in particolare se interviene lo stato del sistema, allora si dice che il sistema è un sistema sequenziale, cioè significa che questa volta l'uscita non dipende più solamente dall'ingresso, ma dipende anche dallo stato, cioè da come era l'uscita, se vogliamo, da qual era lo stato del sistema al momento precedente del cambiamento del valore di ingresso, cioè per il nuovo ingresso. Ma facciamo ancora un esempio pratico questa volta. Per esempio, la macchinetta del caffè è un tipico esempio di sistema sequenziale. Infatti, non è detto che eroghi sempre per esempio, la bevanda che abbiamo richiesto, perché dipende se la bevanda è o meno disponibile. Quindi, in qualche modo, la risposta del sistema è condizionata da un'altra cosa, dallo stato. Se la bevanda è disponibile, lo stato è disponibile, se no non è disponibile, il sistema non la può erogare e ci restituisce la moneta. Ancora un esempio, l'ascensore, classico esempio. Se noi siamo al terzo piano e chiamiamo l'ascensore, che fa l'ascensore? Sale o scende? Beh, dipende se era ad un piano superiore al terzo o ad un piano inferiore. Quindi dipende dallo stato del sistema al momento della nostra chiamata. Sul libro che abbiamo in adozione, in particolare, viene riportata questa schematizzazione, nella quale si mette in evidenza il fatto che per avere affinché possa il sistema essere sequenziale, deve avere una certa memoria, se vogliamo. Vale a dire, il fatto che il sistema è condizionato dallo stato precedente significa che il sistema conserva una certa memoria. In questa schematizzazione vediamo sostanzialmente come un sistema sequenziale possa essere interpretato anche come un sistema combinatorio, una rete combinatoria alla quale viene agganciata una memoria. Ma andiamo direttamente a guardare un primo esempio di dispositivo elettronico sequenziale, un classico esempio, uno dei più semplici, cioè il latch SR. Il suo simbolo logico è questo. Vediamo che c'è due ingressi e due uscite. Gli ingressi li chiamiamo S ed R, che stanno per set e reset, e le uscite stanno per Q e Q negato, ma vediamo che Q negato e Q significa che i valori sono sempre complementari, cioè Q negato è complementare di Q, non potrà mai accadere che le due uscite abbiano lo stesso valore logico. La tabella di verità cosa ci fa vedere? Quando set e reset sono entrambi a zero, il dispositivo è nello stato di memorizzazione. Le cose che sono più importanti sono quando abbiamo 1, per esempio, in reset o 1 in set, perché queste due righe sono quelle dell'azione vera e propria. Che voglio dire, quando noi mettiamo S ad 1, il dispositivo va in stato di set e l'uscita si porta al valore 1. Quando invece mettiamo ad 1 il reset, il sistema si resetta giustamente, quindi l'uscita Q viene portata a 0 e quindi Q negato sarà ovviamente 1. Adesso che cosa dobbiamo notare? Che quando da uno di questi due stati, di set o reset, cioè da 1 0 o da 0 1 degli ingressi, andiamo a mettere all'ingresso 00, il dispositivo non cambia uscita. Questo viene evidenziato particolarmente con il pedice di Q,
Cioè Q di n più 1 uguale Q di n. Questo significa S ed R entrambi 0, significa che l'uscita rimane, l'uscita al momento n più 1, l'uscita dopo l'evento n più 1 rimane uguale a quella che avevamo dopo l'evento n. In questo dispositivo logicamente non è ammessa, logicamente anche elettricamente, non è ammessa la combinazione di ingresso 1-1. Vedete, qua c'è scritto non ammessa. Il motivo è abbastanza semplice. O settiamo o resettiamo, cioè non possiamo fare le due cose contemporaneamente essendo l'una l'opposta dell'altra. Quindi la combinazione degli ingressi 1 e 1 per questa classe di dispositivi è vietata, è proibita. Vediamo quindi una simulazione per un dispositivo di questo genere. Questo indirizzo è disponibile alla simulazione online. Quando andiamo a cliccare, la raggiungiamo e possiamo direttamente azionarla. Vediamo che questi due interruttori stabiliscono i livelli di S e di R, degli ingressi S ed R. I due LED identificano il valore delle uscite. In particolare, se la linea è verde e LED acceso, significa che è a livello alto, se è grigia, significa che è a livello basso. In questo caso, il dispositivo in questo istante è in stato di reset, Q uguale 0, Q negato uguale 1. Vediamo cosa succede andando a spostare questo interruttore. Abbiamo posto S in stato di 1. E quindi vediamo che immediatamente il valore di Q si è portato ad 1, quindi abbiamo avuto una transizione di Q da 0 a 1, di Q negato da 1 a 0. Se adesso portiamo reset a 1, vediamo che il dispositivo è stato resettato. Quindi ritorniamo al caso di set. Cosa succede se adesso portiamo S0? Il dispositivo rimane in stato di set, cioè stiamo verificando quello che abbiamo detto nella tabella di verità, e cioè quando portiamo da 1 a 0 o da 0 a 1, ci portiamo gli ingressi a 0 a 0, conserviamo lo stato di memorizzazione. Il dispositivo non cambia il suo stato d'uscita. Un secondo dispositivo, anche questo estremamente classico per lo studio dell'elettronica digitale, della logica sequenziale, è quella del flip-flop D. In questo caso lo vediamo, un flip-flop con il clock. Cioè, rispetto al caso di poco fa, abbiamo in più questo elemento clock, che qui nella tavola di verità è indicato con una freccia. Sta ad indicare sostanzialmente un segnale, un'onda quadra, un segnale di temporizzazione del funzionamento del dispositivo. Per questa classe di dispositivi significa che l'uscita verrà aggiornata in corrispondenza ai fronti di clock dell'ingresso di clock, per l'appunto. Come funziona il flip-flop D? Beh, è molto semplice. In pratica la funzione è Q uguale D, naturalmente in corrispondenza degli impulsi di clock. Quindi vediamo che in assenza di impulso di clock, qualsiasi sia il valore di D, rimane il dispositivo in condizione di memorizzazione, vale a dire l'uscita non cambia, Q con n più 1 è sempre uguale a Q con n. Quando invece abbiamo il clock, allora, se D è 0, Q va a 0, se D è 1, Q va ad 1. Quindi l'uscita segue l'ingresso. Lo vedremo con una simulazione che stavolta richiede Java, raggiungibile a questo indirizzo. Nella simulazione vediamo la rete sequenziale, come è realizzata con le sue porte logiche, ma non è tanto questo che ci interesserà in questo momento, quanto vedere cosa succede all'uscita in corrispondenza al valore dell'ingresso. Vediamo che qui il clock diventa alternativamente verde e grigio. Se andiamo a guardare qua sotto il clock, vediamo che è un'onda quadra. Allora, cosa succede se
l'ingresso, questo è l'ingresso D. Se siamo a livello alto, l'uscita è a livello alto, Q. Ovviamente Q negato sarà a livello basso. Se portiamo l'ingresso a livello basso, allora, dopo un tempo di propagazione connaturato al funzionamento del dispositivo, l'uscita Q si porta a livello basso, l'uscita Q negato si porta a livello alto. Possiamo seguire questo andamento anche sul diagramma. Ecco, vediamo che in questo caso D è cambiato, Q è cambiato, adesso facciamo cambiare di nuovo, appena scende D, al successivo impulso di clock, commuta anche Q. È un andamento abbastanza chiaramente identificabile. Ancora vediamo un altro dispositivo, questa volta si tratta del flip-flop JK, che è molto molto classico anche lui. A differenza del flip-flop SR o dell'HSR, questo non ha problemi quando entrambi gli ingressi sono a livello attivo, in questo caso a livello alto. Ma vediamo un attimo di che si tratta. Anche in questo caso stiamo vedendo il dispositivo con il clock, quindi in assenza di clock siamo sempre in stato di memorizzazione. In presenza di clock, il dispositivo funziona in maniera molto simile all'SR, cioè con J che fa la parte di S, quindi se J è 0, al contrario, scusate, se J è 1 andiamo in set, se K è 1 andiamo in reset, abbiamo queste due righe di set, di reset. Se entrambi J e K sono 0, siamo in condizione di memoria, che è la condizione uguale a quando non esiste, non c'è segnale di clock. La vera novità è questa: quando invece abbiamo tutti e due gli ingressi a 1, l'uscita si porta all'uscita negata di quella precedente, cioè Q con n più 1 è uguale a Q con n negato, che significa molto semplicemente: se Q è 0, nel momento in cui arriva l'impulso di clock con gli ingressi 1 e 1, commuta l'uscita Q da 0 passa ad 1. Se invece Q fosse stato 1, all'impulso di clock sarebbe diventato 0. Questo dispositivo che vediamo in figura è un diverso tipo di JK perché ha due ingressi in più, indicati con PR, col trattino superiore, e clear, CLR, col trattino superiore, che significano rispettivamente preset e clear. Il trattino superiore, così come il pallino all'inserzione del connettore, stanno ad indicare che i livelli attivi sono il livello basso, il livello attivo, sia per entrambi gli ingressi preset e clear. Questi due ingressi vengono chiamati ingressi asincroni. Il significato della parola sincrono, sta nel fatto che l'azione di questi due ingressi non dipende dalla presenza del clock, vale a dire che funzionano indipendentemente dall'arrivo del segnale di clock. Sostanzialmente sono due ingressi che servono per settare inizialmente, diciamo per settare al tempo 0 o comunque ad un tempo predefinito e predeterminato, il valore, lo stato del dispositivo. Vediamo infatti la tabella di verità. Dove sono presenti le X nelle prime tre righe sta a significare che i valori relativi possono essere qualsiasi. La X sta ad indicare una indifferenza rispetto al valore, in questo caso del clock, in questi altri casi degli ingressi J e K. Perché sostanzialmente che cosa vediamo? Se preset è 0 e clear è 1, siamo sulla seconda riga, l'uscita si porta senz'altro al valore 1, cioè stiamo settando indipendentemente dal clock. Questo è il senso di preset. Al contrario, se clear è 0 e preset è 1, stiamo resettando. Quindi abbiamo l'uscita al valore 0. Entrambi i due preset clear a 0 non può essere, è una condizione vietata, perché
Perché non possiamo, come già detto in precedenza, non possiamo contemporaneamente fare il set e il reset di un dispositivo. Nei casi in cui invece entrambi questi due ingressi asincroni sono ad uno, vediamo queste quattro righe, allora il funzionamento del dispositivo è quello dettato dalla presenza del clock e quindi in corrispondenza agli impulsi di clock, in questo caso si tratta dei fronti di salita del clock, vediamo la tabella di verità del JK come già lo conosciamo, quindi se entrambi gli ingressi sono 0 ci abbiamo la memorizzazione, nel caso in cui J sia 1 ci abbiamo set, nel caso sia K 1 ci abbiamo il reset, nel caso di entrambi i valori di J e K a livello alto abbiamo toggle, cioè Q con N negato, qua c'è un errore nella stampa della tabella, vale a dire abbiamo il valore che c'era all'istante precedente però commutato, cambiato di valore, se 1 va a 0, se 0 va a 1, nel caso in cui entrambi J e K sono 0 abbiamo lo stato di memorizzazione. Questo è il funzionamento del flip-flop JK con ingressi asincroni di preset e clear. Vediamo adesso come per il JK, per il flip-flop JK con clock attivo sul livello sul fronte di discesa, li sto indicando in diversi fronti di discesa. Vediamo come si costruisce l'andamento dell'uscita del flip-flop, cioè l'andamento dei valori di Q e Q negato nel tempo T. Quando i due ingressi sono i due ingressi JK sono due ingressi qualsiasi che ho generato così come mi veniva a caso. Vedete che le linee tratteggiate stanno ad indicare le diverse transizioni del clock. Quelle che noi ci interessano sono la numero 1, fronte di discesa, la numero, questo chiamiamola numero 2, il secondo fronte di discesa, il terzo fronte di discesa, il quarto, il quinto, dopodiché non ne troviamo più nell'intervallo di tempo evidenziato. Allora, vediamo l'andamento di Q. Lo stato iniziale al tempo 0 è di reset, infatti vediamo che Q è 0 e Q negato ovviamente invece a livello 1, livello alto. Al primo impulso di clock interessante, al primo fronte di discesa, che cosa succede? J sarà uguale ad 1, K è uguale a 0, quindi il flip-flop si porta in stato di set e il livello sale sicuramente sino al successivo fronte di discesa del clock. Quindi al secondo fronte di discesa del clock, J è 0, K è 1, quindi il flip-flop va in reset. E ci rimane sicuramente sino al fronte di discesa numero 3, al quale fronte di discesa entrambi gli ingressi J e K sono a livello alto, quindi siamo in una situazione di toggle, il dispositivo commuta partendo da 0, quindi va ad 1, va a livello alto e ci rimane sino al quarto fronte di discesa del clock, al quale vediamo che, in corrispondenza del quale vediamo che sia J che K sono a livello basso e quindi siamo in stato di memorizzazione. L'uscita Q rimane a livello alto sino al quinto impulso di clock. Al quinto impulso di clock vediamo che K è 1, J è 0, quindi andiamo in reset. E in reset rimane sino alla fine dell'intervallo di tempo che stiamo considerando. Per quanto riguarda il valore di Q negato, chiaramente sarà opposto, sarà complementare all'andamento di Q, quindi possiamo direttamente, senza ulteriori ripensamenti, tracciarlo in questo modo.
come andamento speculare rispetto all'andamento di Q. E questo quindi è il diagramma temporale, uno dei tanti possibili diagrammi temporali del flip-flop JK con il clock attivo sul fronte di discesa.